Un saluto cari radioascoltatori e ben connessi da Federico. Finalmente si rivede un po' di luce in Casa Azzurri grazie alla vittoria maturata per 1-0 contro l'Inghilterra allo stadio San Siro di Milano con la rete di Giacomo Raspadori, e nazionale che non vede presente Immobile nella lista dei convocati perché purtroppo ha risentito di un problema muscolare e quindi Mancini non ha potuto convocare l'attaccante della Lazio nella nazionale, ma una nazionale che ha fatto una buona partita e infatti per il gioco che ha espresso contro un'ottima Inghilterra, perché non dimentichiamoci che l'ultima partita che l'Italia aveva affrontato contro l'Inghilterra era quella della finale degli europei nel luglio del 2021, vinta poi ai calci di rigore dall'Italia, che le ha consentito di poter vincere un europeo con un percorso, un cammino straordinario, e poi vincerlo in Inghilterra contro l'Inghilterra davanti a un pubblico maggior parte inglese è stata veramente una grande soddisfazione. Ma tornando alla gara di Nations League, ho visto una buona Italia che aveva bisogno di questi tre punti per ridare morale alla squadra, a tutto l'ambiente, e poi soprattutto con il fatto che purtroppo l'Italia non è riuscita a qualificarsi per i mondiali di Qatar, serviva proprio molto questa vittoria, questi tre punti, e io mi auguro insomma che a questo punto l'Italia riesca a vincere anche nella gara di martedì prossimo contro l'Ungheria e chiudere il primo posto della Nations League. Ovviamente le competizioni vanno sempre tutte quante rispettate, bisogna sempre provare a vincerle fino all'ultimo, e mi piacerebbe se l'Italia riuscisse a vincere la Nations. Magari molte persone dicono anche se vinci la Nations non ti sei qualificato al Mondiale, però sono due cose completamente diverse. Però certo, vedendo l'Italia come ha giocato contro l'Inghilterra, mi dispiace davvero molto che non si sia qualificata ai Mondiali, perché non dico che se l'Italia si fosse qualificata ai Mondiali sarebbe riuscita ad arrivare verso la semifinale o finale, ma comunque credo che almeno la sua bella figura nel girone l'avrebbe potuta fare. E difatti io non sono come quelle persone che prima esaltavano tanto l'Italia quando ha vinto l'Europeo e poi quando non è andata al Mondiale la criticavano, perché l'errore che è stato fatto per me non è tanto il discorso che quando si ripensa a quei due rigori sbagliati contro la Svizzera da parte di Jorginho, perché quelli purtroppo sono episodi che possono capitare, non dovrebbero capitare, ma come ben sappiamo tutti i rigori non sono così sempre scontati o facili da segnare, anche se hai i rigoristi più bravi che ci sono in circolazione, e gioca molto anche il fattore fortuna, e soprattutto anche quando un giocatore si sente troppa tensione addosso. Ma tolti i due rigori sbagliati da Jorginho nelle due partite contro la Svizzera, l'Italia per me si è rilassata troppo, si è ridotta troppo all'ultimo momento per cercare di centrare la qualificazione direttamente con il primo posto per andare al Mondiale. C'era stato un periodo che l'Italia aveva un ampio margine di distacco dalla Svizzera, e con ancora gli scontri diretti da giocare proprio contro la Svizzera, e quindi il mea culpa è soltanto dell'Italia, è dipeso tutto soltanto dall'Italia. Ma il fatto poi è stato questo, che andando a giocare lo spareggio contro la Macedonia del Nord non puoi permetterti di perdere contro la Macedonia del Nord, senza offesa per la nazionale macedone, perché comunque non è che alla fine uno dice abbiamo perso contro il Portogallo oppure la Francia, la Germania, la Spagna, insomma. Quindi ci sarebbe stato di più se l'Italia fosse andata in finale col Portogallo ed eventualmente non avesse poi battuto il Portogallo, però avrei potuto dire almeno l'Italia ha perso contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo, ma di fatto poi avrebbe rappresentato comunque sempre una delusione, perché si sarebbe rivelata un'ulteriore mancata qualificazione ad un mondiale. E la cosa più triste è che sono due mondiali di fila che l'Italia non si qualifica ai mondiali di calcio. Mi auguro che tra 4 anni vedremo di nuovo l'Italia al mondiale. Ma ritornando sul tema della Nations, adesso testa l'Ungheria martedì. Portiamo a casa questi 3 punti che farebbero chiudere l'Italia al
primo posto il girone della Nations League e che darebbe ancora più morale in casa azzurri. Quindi io, anche se l'Italia non è andata al mondiale, sono sempre orgoglioso di questa nazionale e ringrazio sempre Roberto Mancini per il grande lavoro che ha fatto, che ci ha fatto vincere un europeo che mancava da troppo tempo in Italia. E detto questo, io vi mando un saluto, un forte abbraccio e a presto. Ciao da Federico.